anche voi, a tutti voi che avete reso possibile questa Assemblea Costituente Nazionale. Abbiamo dato una grande prova di noi, dei comunisti, e credo abbiate avuto modo di cogliere questo nel fatto che gli organi di stampa e di informazione, che finalmente si sono occupati molto di noi in questi giorni, non hanno avuto nessuno spazio per fare la caricatura della scelta politica che noi facciamo. Abbiamo alle spalle un lavoro collettivo, ha coinvolto tante e tanti in tante realtà del nostro paese. Al lavoro collettivo dobbiamo proporci di ispirarci sempre, anche e soprattutto in questo processo di ricostruzione del Partito Comunista. Non abbiamo bisogno di una figura salvifica, abbiamo bisogno di tutte e tutti noi. Questo è il segnale che dobbiamo dare. Abbiamo avuto modo di sottolinearlo a più riprese. La questione della ricostruzione del Partito Comunista è una questione quanto mai attuale, perché è sottolineata da quello che accade, dal perché accade. Ne abbiamo avuto modo di parlare tanto anche in questo contesto. Dopo la caduta del muro, il valore simbolico, ci avevano detto che il capitalismo trionfante avrebbe garantito a tutti pace, democrazia, sviluppo, avrebbe risposto alle istanze di tutti. Oggi il prodotto di quel processo è davanti agli occhi di tutti. Mi limito ad alcune considerazioni che danno anche il senso della linea che ci siamo dati e che dobbiamo tenacemente perseguire. L'imperialismo è sempre più marcato, evidente, il quadro internazionale è sempre più preoccupante. Abbiamo messo in luce, non a caso, la questione delle destabilizzazioni mascherate da primavera araba, la drammatica guerra in Siria, il califfato, che per dirla con Hillary Clinton è l'ennesimo mostro sfuggito di mano. Abbiamo posto l'accento sulla irrisolta questione palestinese. Una vergogna che si trascina da tanto, tanto tempo. Abbiamo messo in luce il fatto che il terrorismo islamico è speculare all'imperialismo. Abbiamo detto che abbiamo 20 anni di guerra, il rischio forte di una guerra su larga scala. Io credo che non possa quindi esservi altra posizione che quella del no alla guerra, ma anche no alla NATO, perché oggi la NATO, il suo espansionismo a est, è funzionale a questo. Quindi con molta lentezza noi poniamo la questione dell'uscita del nostro paese dalla NATO. Questo è un punto fermo che ci deve caratterizzare, non è di quello che abbiamo bisogno. Penso sia chiaro a tutti che in questo lungo periodo di capitalismo trionfante le istituzioni ai diversi livelli sono state piegate agli interessi di parte, i processi decisionali si sono spostati verso la finanza, i mercati, svuotando sovranità e democrazia
gli stati nazionali e gli organismi internazionali. Chi si ricorda più dell'ONU, nonostante tutto quello che accade? State vedendo tutti Credo che abbiamo tutti chiaro il fatto che la democrazia partecipata, è venuta sempre meno, sostituita da un simulacro. Siamo di fronte ad un potere che è delegato ad una cerchia sempre più ristretta, ad una persona, il demiurgo di turno, fuori uno, sotto l'altro, questo è quello che stanno cercando di consolidare. Si è affermato il primato della governabilità, un ordinamento basato sul decisionismo, sul consenso plebiscitario. Il libero mercato, la competitività è la parola d'ordine e tutto deve essere subordinato. Non è forse questa la stessa questione del trattato transatlantico contro il quale noi dobbiamo batterci, dobbiamo fare in modo che non passi? Credo che abbiamo anche chiaro che il processo di Unione Europea non ha portato all'Europa unita dei popoli, all'Europa sociale, bensì ad un'Europa che è preda della finanza, e i trattati hanno creato una struttura sovranazionale che consegna i poteri decisionali alla Commissione Europea, alla Banca Centrale Europea. Ne abbiamo discusso molto in questi giorni tra noi. Cambiare l'Europa, questa Europa essenzialmente finanziaria, assai poco economica, per nulla sociale, per molti la strada è quella di ridiscutere e ridefinire i trattati europei, la questione dirimente sulla quale si gioca il senso dell'appartenenza o meno alla stessa. Per molti ciò che serve è più Europa, un ruolo di governo reale in capo al Parlamento europeo, un esercito europeo e così via. Noi non siamo d'accordo, perché noi siamo d'accordo sul fatto che questa Europa non è la nostra Europa, ma questa Europa per i trattati sui quali si regge è un'Europa irriformabile. Perché facciamo tesoro, ad esempio, dell'esperienza della Grecia. Indisponibile ad una ulteriore cessione di sovranità. Lavoriamo per un'alternativa e nel documento politico molto diciamo al riguardo. Compagni e compagni, non possiamo essere noi a fare la guardia a un bidone vuoto. Noi proponiamo altro da una chiusura nazionalista. Non siamo di destra. Non crediamo che il motore della storia sia il rapporto, il conflitto fra stati. Noi proponiamo un'idea diversa di cooperazione economica e politica, ragioniamo di un piano B rispetto a questa dimensione euro-atlantica ed in tale ottica affrontiamo la stessa questione dell'euro. Su questo dobbiamo proporci di aggregare forze, su questo dobbiamo proporci di mettere in campo un blocco che consenta di spostare gli equilibri in questa direzione, che mette in discussione l'Europa e propugna questa Europa. Credo che abbiamo tutti chiaro il fatto che sotto l'attacco del capitalismo si è assistito alla devastante trasformazione della società italiana, nella sua struttura e nei suoi connotati fondanti. È precipitata la condizione materiale di tanta parte della popolazione. I diritti conquistati nei decenni precedenti, non casualmente attraverso le lotte del movimento operaio, di un partito comunista che ha saputo darvi voce e che ha saputo guidare quel processo, sono stati messi in discussione, disattesi. La Costituzione italiana è sotto un attacco senza precedenti. Potremmo parlarne a lungo. Credo che sia evidente a tutti che la condizione del lavoro è stata sacrificata sull'altare della centralità dell'impresa. Possiamo dirla così, altro che la classe operaia in paradiso, la classe operaia è precipitata all'inferno a fronte di queste politiche. Credo sia chiaro a tutti che la precarietà dal lavoro è divenuta ben presto
precarietà del vivere quotidiano e ha condannato un'intera generazione, tanti esponenti di questo hanno parlato in questo contesto, a non avere un futuro. Questa è la questione dirimente. Oggi noi giustamente poniamo l'accento sulla necessità di abolire il Jobs Act. Pensavamo che il Jobs Act fosse la chiusura del cerchio, siamo stati troppo ottimisti. Oggi il Fondo Monetario Internazionale chiede all'Italia, e Renzi ovviamente si acconcia, di mettere in discussione la contrattazione nazionale, chiede di ritornare ad un rapporto duale tra lavoratore e padrone, per il quale sappiamo bene era nato lo stesso diritto del lavoratore, cioè quel rapporto duale è un rapporto iniquo, occorre porvi rimedio, quello statuto faceva questo. Oggi si vuole ritornare a quella storia. Noi non ci siamo e questo è il motivo ovviamente per il quale sosteniamo il referendum relativo. Io credo però che quando ragioniamo di queste questioni, del che cosa ha investito il mondo del lavoro a fronte di quelle politiche liberiste, occorre ragionare anche di alcune questioni che credo affrontiamo ancora con troppa timidezza. Siamo convinti della necessità di rispettare il ruolo di tutti, ma questo non deve significare non dire al riguardo la nostra. Mi riferisco alla crisi del sindacalismo italiano. È una crisi di rappresentanza e di rappresentatività. Io credo che ci sia un rapporto di causa-effetto. Non a caso, anche in questi giorni abbiamo detto che noi sosteniamo la lotta della CGT contro le politiche di Hollande, che copia Renzi, semplicemente perché l'uno e l'altro si dicono di sinistra, ma sono intrisi di cultura liberista e fanno politiche di destra. Lo diciamo perché? Perché in questo modo evidenziamo che il tanto che si sta facendo in Francia e di poco che si è fatto in Italia a riguardo. Rispetto a Jobs Act, ricordate la riforma Fornero, io considero assurdo che la bandiera del no alla riforma Fornero, anziché i sindacati, anziché la sinistra, sia stato possibile impugnarla da parte della Lega, su cui ha costruito le condizioni per potersi riprendere. Io credo che dobbiamo riflettere sul perché, e io il perché lo trovo innanzitutto nel passaggio consolidatosi nel tempo da contrattazione a concertazione. È quello che dobbiamo analizzare, perché il processo, questo processo ha tolto di fatto un punto di vista autonomo, ha messo in secondo piano la difesa degli interessi di una parte del mondo del lavoro, immaginando che ancora una volta che tutti insieme ci si dovesse misurare con problemi oggettivi, non derivanti da una scelta politica, ma dati per tutti, così, in quei termini. Allora io credo che noi dobbiamo ritornare a porre la necessità che i lavoratori possano riorganizzarsi attorno alla difesa dei loro interessi. Dobbiamo porre la necessità che il sindacato recuperi appieno il proprio ruolo in quella direzione. Noi abbiamo bisogno di un sindacato, ma abbiamo bisogno di un sindacato che si propone di intervenire sulle cause che determinano i processi, non sugli effetti dei processi. In questo senso, io credo che noi abbiamo bisogno, come comunisti, di stare dentro al mondo del lavoro, di stare nel movimento sindacale, ma lo dobbiamo fare appunto da comunisti, facendo prendere coscienza di questa necessità. Per questo motivo noi difendiamo ovviamente la campagna referendaria in materia di lavoro, la sosteniamo, ma abbiamo la consapevolezza che se c'è la necessità di fare questo significa che a monte è venuto meno fondamentalmente quel ruolo di rappresentanza che noi riteniamo il sindacato
doveva e deve continuare a avere. Ora, siamo convinti tutti quanti che le politiche liberiste imperano e che il governo Renzi muove in assoluta continuità, aderendovi, con quelli che l'hanno preceduto. Si chiamino essi Letta, Monti o Berlusconi. Io credo che dobbiamo dire con molta nettezza, non tanto tra di noi ma fuori da noi, che il governo Renzi garantisce tali politiche perché è espressione oggi del blocco di potere dominante, ne è il garante, è il demiurgo di turno. E credo che dobbiamo anche avere la consapevolezza che in Italia si pone una grande questione democratica. Le controriforme istituzionali, così vanno definite, affermatesi, prospettate, lo evidenziano. Pensiamo alle province. Esistono ancora, ma si sono aboliti i consigli provinciali, la possibilità per i cittadini di eleggere i propri rappresentanti. Pensiamo al Senato, esisterà ancora, ma non si eleggono i senatori. E penso che dobbiamo dire con forza a ministri come la Boschi che citare Togliatti e Berlinguer a sostegno della propria tesi in questo caso non solo è falso, ma è vergognoso. È vergognoso che è falso. Perché il Partito Comunista Italiano era per il monocameralismo e non avrebbe nessuna difficoltà a determinate condizioni a ribadire questa necessità piuttosto che avere un Senato ridotto a quel simulacro che si sta configurando. Ma quel partito, caro ministro Boschi, chiedeva di accompagnare quella scelta ad un sistema elettorale proporzionale puro. Conflitto sociale dove si misurano le rappresentanze della società e attraverso la sua funzione si prospettano punti di equilibrio che non sono mai dati, come la storia ci insegna, una volta per tutte, ma sono appunto il frutto dei rapporti sociali. Per questa ragione noi diciamo no alla riforma del Senato, siamo stati in campo da subito a sostegno dei comitati di questa posizione e faremo ogni sforzo perché no si affermi. Ma siamo anche convinti che occorra dire di no con grande nettezza e determinazione all'Italicum, che è una vergogna rispetto alla quale impallidisce la stessa legge truffa. Perché la legge truffa aveva almeno il pudore, la dico così, di prospettare un premio di maggioranza che aveva comunque conseguito il 50 più 1 dei voti. Con questi tali come si prospetta la situazione che ho richiamato all'inizio, un uomo solo al comando, un partito che col 20-25% può aspirare attraverso il ballottaggio a governare in nome e per conto di tutti. E questo non è accettabile, questa non è democrazia. Io credo che dobbiamo avere chiaro anche il fatto, se sono vere questo insieme di considerazioni, che il Partito Democratico non è un partito di sinistra. È un partito che attraverso Renzi ha portato a compimento un'involuzione, quella successiva allo scioglimento del PC. E non a caso propugna il Partito della Nazione. Noi siamo di fronte non a un incidente di percorso, siamo di fronte ad un processo irreversibile. Il PD, questo PD non cambierà pelle, il che non significa ovviamente non fare i conti e non operare la distinzione tra il gruppo dirigente di quel partito e tanta parte, non tutta, della sua base, che si illude
di essere ancora in un soggetto di sinistra e casomai, questa è una contraddizione in termini, si pensa comunista senza un partito comunista. Io credo che noi dobbiamo parlare a questa base, ma lo dobbiamo fare con questa chiarezza e dobbiamo anche dare per scontato che la cosiddetta sinistra interna al Partito Democratico dovrebbe trarne le conseguenze e non continuare a dibattersi stucchevolmente. Quando io sento ad esempio Bersani dire che va bene, come ha detto, perché lo ha votato, la controriforma del Senato, per quota parte lo stesso Italicum, ma non farà passare la riforma delle banche di credito cooperativo, francamente mi cadono le braccia, non è di questo. Io credo che dobbiamo avere chiaro che tutto questo, tutto quello che denunciamo come il prodotto del capitalismo trionfante, è potuto accadere in tanta parte del mondo, segnatamente in Europa e in Italia, perché siamo di fronte alla globale sconfitta della sinistra nelle sue diverse articolazioni. Questa sinistra riguarda anche noi, il movimento comunista, per le tante ragioni che non a caso abbiamo indagato con lo stesso documento politico. Io credo che sia chiaro a tutti che la crisi della sinistra nelle sue diverse articolazioni da tempo un dato oggettivo. Siamo di fronte ad uno snaturamento progressivo della sinistra socialista, socialdemocratica, anche e soprattutto nelle sue evoluzioni. Citavo prima Hollande, potremmo fare riferimento a Blair. Quante volte a Blair si è riferito ad esempio Veltroni, che non è mai stato comunista. Ho paura che a fronte dell'affermazione del nostro partito finisca col dire che lui è sempre stato comunista. Io credo che dobbiamo avere chiaro il fatto che questa crisi complessiva deriva dal fatto che il punto di vista dell'altro ha permeato la sinistra nel suo insieme. Quella cultura liberista ha fatto presa quell'idea che il mercato fosse o dovesse essere l'unico elemento regolatore. Si è affermata. La crisi della sinistra riformista, che ha in gran parte assunto la logica della compatibilità delle riforme condivise, della neutralità dei problemi e quindi non a caso dell'obbligatorietà delle scelte, l'approdo alle grandi coalizioni, ai governi tecnici, va da sé a questo punto. E insieme causa effetto, certo, dell'affermarsi di questo capitalismo. Ma dobbiamo soprattutto imputarla ai limiti della sinistra, di quello che la sinistra ha fatto e soprattutto di quello che la sinistra nei suoi insieme non ha fatto, sul quale ritorno tra poco. Io vi propongo questo punto di vista. Io credo che la vittoria maggiore in questa fase del capitalismo non sia tanto quella dimensione economica, finanziaria, quelle modifiche strutturali che pure ovviamente pesano, sia più ancora quella di una modificazione del senso comune, l'essere riuscito cioè ad inculcare l'idea circa la vita improntata al pensiero unico, a quel pensiero unico, una sorta di immodificabilità. Questa è la grande vittoria in questa fase del sistema capitalista. Ha cambiato la visione del mondo da parte di tanti. Allora io credo che da questo punto di vista sia facile spiegare perché tutti i provvedimenti assunti a livello europeo hanno sino ad oggi avuto il voto positivo dei gruppi parlamentari liberale, popolare, socialista. Non ho mai visto il partito di Renzi distinguersi da questo punto di vista, e qualcosa vorrà colpire, altro che cambiare verso l'Europa. Io credo che dobbiamo ovviamente avere chiaro che questa sinistra, anche nella sua parte radicale, è risultata in tanta parte poco capace di misurarsi con il nuovo, di darvi respiro. Chi ricorda ancora Tsipras, che pure era visto, proposto come la soluzione dei problemi per la sinistra?
non è soltanto colpa sua, ma c'è tanto di suo in quello che è accaduto. Io credo che siamo di fronte a un fatto, che la crisi dei partiti è una crisi comune, certo, ma lo è anche e soprattutto per la sinistra. Credo che questa crisi, come dicevo, riguardi anche noi, ma mi preme sottolineare un fatto, che il capitalismo in questi lunghi anni ha potuto muovere senza un reale contrasto, senza una reale alternativa in campo, proprio per questa ragione. E siccome oggi siamo di fronte ad una crisi strutturale del sistema capitalista, le cui ragioni sono note, anche queste le abbiamo adeguatamente evidenziate con il documento politico, oggi che questo sistema, un sistema che per svilupparsi deve distruggere quello che costruisce, perché questa è la natura del sistema capitalista. E i 22 anni oggi ci dicono una cosa molto semplice, che per il capitalismo finché c'è guerra c'è speranza, perché si distrugge per ricostruire. Questo è il punto che dobbiamo far comprendere. Non è casuale quello che accade, è sempre purtroppo figlio di scelte politiche. Io credo che dobbiamo avere chiaro che oggi a quel capitalismo in crisi non è in grado di risolvere la crisi, non fosse altro perché ne è la causa ovviamente, ma perché le politiche che mette in campo per farlo sono esattamente le stesse, hanno un solo segnale: fare pagare la crisi ai ceti popolari. Questa è la scelta che continua a fare questo sistema, che continua a fare la Troica, che continua a fare il governo Renzi, non è altro. Allora io credo che in questo senso, se vogliamo rispondere a questa crisi, dobbiamo accettare la sfida, perché noi dobbiamo immaginare un'unica possibilità per rispondere alla crisi: uscire dal quadro di compatibilità che ci è dato. Non si risolve la crisi con più o meno rigore, più o meno flessibilità sulle politiche europee. Questo è poco più che uno stucchevole balletto. Essa va ricercata fuori da quelle compatibilità. Occorre prospettare una reale alternativa. Questa è la sfida. Noi dobbiamo dare una prospettiva alla pressante richiesta di cambiamento in atto che la drammaticità della crisi amplifica. Noi non ci rassegniamo, l'ho detto ripetutamente agli organi di stampa e di informazione che mi hanno chiesto un giudizio rispetto a questo nostro processo. Noi non ci rassegniamo, non ci rassegniamo perché siamo convinti che si possa uscire da sinistra dalla crisi, nonostante siamo consapevoli che tanto di quello che accade in Europa ed in Italia evidenzia un'uscita a destra, o quantomeno il rischio di un'uscita a destra dalla stessa. Faccio riferimento ovviamente ai nazionalismi, faccio riferimento alla xenofobia, al razzismo, a quella ripresa della costruzione dei muri. Certo, la questione che noi siamo chiamati ad affrontare non è semplice. Per ritornare ad essere percepiti come utili alla vita delle persone, perché di questo si tratta, per ricostruirsi occorre riassumere la materialità dei problemi, la centralità del lavoro, riconnettersi con esso, ridargli speranza, futuro. Io credo che dobbiamo avere la consapevolezza che la sconfitta con la quale facciamo i conti è politica e culturale assieme, ed è da lì che dobbiamo ripartire. Esse parte, lo abbiamo ripetuto tante volte, in particolare nel nostro paese, della crisi della politica nel suo insieme, che è causa effetto della crisi etico-morale con la quale il nostro paese da tanto, troppo tempo si dibatte. Siamo consapevoli che nel comune sentire la parola politica è divenuta una parola vuota, priva di senso, dalla quale rifuggire, ma dobbiamo sforzarci di far comprendere che la politica alla quale pensiamo noi, la politica alta, è un'altra cosa, e per farlo dobbiamo fare riferimento alla politica alta di un tempo, quella che era capace di suscitare speranze, di indicare una strada, perché a quella politica si deve tanto. E non è un caso che noi comunisti possiamo fare riferimento anche alle amministrazioni dei comuni, delle regioni, che in passato hanno dimostrato che cosa significa la politica. Quella è la politica per la quale dobbiamo continuare a batterci. Insisto su questo, insisto perché
quelli sono tutti uguali fa male, ma purtroppo è diventato convinzione di provare assieme a voi a leggere le ultime elezioni amministrative, perché mi pare che dicono molto. Dicono certo del distacco dalla politica di una parte sempre più consistente dell'elettorato. Credo che noi dobbiamo vedere in quel bacino uno dei referenti per la nostra politica. Noi dobbiamo sapere parlare a quell'area, offrirgli una speranza, perché è l'assenza di speranza in tanti casi che li ha portati a quella scelta, l'astensionismo, nell'illusione che in questo modo comunque le cose sarebbero diverse. Io penso che dobbiamo avere chiaro che il centrodestra, certo indebolito, in crisi di leadership, comunque quando unito è ancora competitivo. Dobbiamo avere chiaro che il Partito Democratico precipita, comparati i dati con le precedenti elezioni regionali, con le precedenti amministrative avete questo tipo di riscontro, precipita perché è finita, io dico per fortuna, la luna di miele tra Renzi e l'elettorato. L'elettorato sta aprendo gli occhi e si sta rendendo conto che non è quella la politica della quale ha bisogno. Ma credo che dobbiamo anche avere chiaro due cose. La prima è che il Movimento 5 Stelle, con tutte le sue contraddizioni, con tutte le sue articolazioni e sicuramente con il bisogno di darsi una precisa caratterizzazione politica, oggi è visto da gran parte dell'elettorato come l'unico soggetto capace di scardinare il sistema, di mettere in discussione questo dato. Lo sottolineo questo perché parla a noi, parla alla sinistra, parla ai comunisti, perché né la sinistra né i comunisti, nonostante, e va sottolineato in queste elezioni, in tanti contesti, siano più di una mera testimonianza, non sono ancora percepiti come tali. Questo è quello che noi dobbiamo riuscire a fare, ritornare ad essere percepiti come utili alla soluzione dei problemi delle masse popolari. E come dicevo prima, è tanta colpa di altri, è tanta colpa di tutta la sinistra. Io sono e resto ovviamente convinto che la distinzione tra destra e sinistra abbia un senso, e come? Non è vero che non c'è più la destra e la sinistra. Ci possono essere problemi, diciamo così, neutrali, ma le risposte politiche a quei problemi possono essere solo spesso di destra o di sinistra. Io quello che voglio sottolineare è che noi non siamo di sinistra, noi siamo prima di tutto comunisti. Sinistra, con poche eccezioni, non ci limitiamo a definirci antiliberisti contro quella che viene presentata come l'estremizzazione del capitalismo. Noi siamo per un'alternativa di sistema, non solo di governo. Per questo siamo anticapitalisti e siamo comunisti. Ora, avviandomi a chiudere, credo che dobbiamo avere chiaro tra noi il senso che questo processo controriformatore, reazionario, col quale ci misuriamo, sia potuto affermare nel tempo a fronte del venire meno di un forte e radicato partito, un partito comunista, il cui compito è quello di mantenere intatta la capacità di analisi, di critica degli assetti capitalistici esistenti, prospettare appunto un'alternativa di sistema, ma al contempo capace di lavorare quotidianamente per la difesa delle classi subalterne, dando alle loro istanze la necessaria sponda politica ed istituzionale. Il conflitto presente nella nostra realtà c'è, il problema è che non ha questa sponda, non è canalizzato, non è che la gente non lotta, in tanti disperatamente lottano.
ma spesso quella lotta non produce risultati perché appunto non ha un soggetto che la rappresenti dentro e fuori il Parlamento. Noi dobbiamo avere quell'ambizione, noi dobbiamo offrire la sponda politica e la rappresentanza a queste istanze. Ora io credo che proporci la ricostruzione del Partito Comunista nel quadro ampio della sinistra di classe, di un fronte democratico contro la guerra, non sia uno slogan, sia una necessità. È una linea prima di alternativa credibile. Se si ha l'obiettivo dell'uguaglianza, del superamento delle varie forme di sfruttamento vigenti, della pace, se si vuole rimettere in campo una prospettiva, immaginare un futuro che non sia il progressivo precipitare della condizione dei più, perché dopo questi lunghi anni i più si ritrovano semplicemente più poveri, più insicuri, più soli. Noi non ci rassegniamo. E quindi vogliamo mettere in campo una forza politica comunista unificata, non chiusa nel settarismo, né protesa a rincorrere l'opportunismo delle mode correnti. La posso dire così? Alla deriva elettoralistica noi abbiamo già dato. Innanzitutto noi dobbiamo proporre con il nostro simbolo. Che noi, proprio perché siamo comunisti, accanto alla ricostruzione del Partito Comunista perseguiamo la massima unità possibile a sinistra. Io lo dico sempre così, noi proponiamo l'unità, siano gli altri a dirci di no, ma quello che è importante è avere chiaro che l'unità a sinistra che noi proponiamo è un'unità che non chiede alle sue componenti di rinunciare alla propria sovranità sulle questioni di fondo. Chiedo di rinunciare alla propria identità politica ed organizzativa, la dico così, noi siamo per un soggetto unitario, non siamo per un soggetto unico della sinistra. Bravo. Siamo convinti che di questo ci sia bisogno e lo diciamo alla luce delle tante fallimentari esperienze. Perché quando tu proponi un qualcosa di indistinto e ci metti più di metà, ad esempio, della campagna elettorale per spiegare che cos'è e dove ci sei, se ci sei, non puoi andare da nessuna parte. E soprattutto perché non ti misuri con la sfida di fondo alla quale poi schematicamente prima mi richiamavo. Io credo che noi dobbiamo avere chiaro questo, facciamo questo e proponiamo di dare vita ad un fronte. È disponibile la sinistra ad un fronte rispettoso di questa identità, di questa autonomia? Ragioniamone, siamo pronti, già da domani. Noi, ripeto, proponiamo l'unità, se non gli altri che ci dicono di no, ma su queste basi, non su altre. Chiudo dicendo che noi siamo di fronte oggi a questa situazione, per queste ragioni, e quindi immaginiamo, proponiamo, ricostruiamo un soggetto comunista al passo con i tempi. La dico così, noi non scimmiottiamo il Partito Comunista Italiano che abbiamo conosciuto. Noi facciamo riferimento a quella storia, la parte migliore di quella storia, così come a quella del Movimento Comunista Internazionale. E lo facciamo perché per noi, per i comunisti, il motore della storia è il conflitto capitale-lavoro, non ce n'è un altro. Di questo soggetto comunista. Noi vogliamo portare nello scontro sociale e nella dialettica politica questa visione generale delle contraddizioni del sistema. Vogliamo però anche dare un respiro concreto ai problemi che oggi affliggono la nostra realtà. Perché sottolineo questo? Perché faremo un grosso errore a limitarci a sottolineare la importante, fondamentale dimensione ideale ideologica che ci muove, che abbiamo definito col documento. Noi oggi siamo in grado, attraverso quelle scelte, attraverso il partito che vogliamo affermare,
di coniugare a questo una precisa dimensione programmatica, il che fare nel breve medio periodo, su quali basi immaginare di ritornare ad essere percepiti come utili, in altre parole ritornare ad essere un partito comunista. Per questa ragione nel documento c'è una tesi 20, non è stata sufficientemente a mio parere nel dibattito sottolineata. Quella rappresenta il che cosa dobbiamo fare da domani. La posso riassumere con uno slogan, quel programma minimo: più Stato, meno mercato. Abbiamo chiara la necessità di rilanciare il ruolo dello Stato nell'economia e nella finanza. Vi ricordate quando Ciampi ci spiegava la necessità di privatizzare il sistema bancario italiano? Sono questi i risultati? Era giusta quella scelta? Noi anche su quel terreno vogliamo invertire la rotta. Penso che dobbiamo con forza, per riconnetterci con il mondo del lavoro, dire che la questione dei diritti del lavoro è una questione decisiva. Io apprezzo molto quando a sinistra si sottolinea questo o quel diritto sociale per il quale noi stessi ci battiamo, ma guardate che se non si affermano i diritti del lavoro non c'è nessun diritto sociale che tiene alla vita. E non posso essere quello che credo che dobbiamo anche avere chiaro in questo progetto che noi da domani diciamo e facciamo alcune cose precise in termini di iniziativa politica, visibile. L'attenzione dei media ce la dobbiamo guadagnare, ce la possiamo guadagnare anche per questa via. Noi siamo per una sanità pubblica, gratuita e di qualità, no ai ticket. Noi diciamo che occorre una scuola pubblica, gratuita, di qualità. Non è una buona scuola quella che ci hanno proposto, è tutt'altro. Noi vogliamo che il sistema scolastico, formativo, la cultura ritornino ad essere un diritto per tutti e non divengano, come sempre più sta divenendo, patrimonio di pochi, una questione di censo. La classe dirigente del paese vogliamo che rappresenti tutti e non sia semplicemente lo sbocco che la classe dominante continua a garantirsi. Dopodiché credo anche, chiudo per davvero, che noi dobbiamo avere presente che questa dimensione programmatica, questa dimensione ideale ideologica ci chiama ad un grosso sforzo rispetto a quello che deve e vuole essere il suo partito, la sua struttura. Dicevo all'inizio della necessità di fare leva sull'insieme, sul collettivo. La sfida dell'intellettuale collettivo la dobbiamo raccogliere, ma per davvero innanzitutto partendo da noi. E credo anche che dobbiamo avere chiaro che noi abbiamo bisogno di un partito sorretto dal centralismo democratico, che non dobbiamo intendere né intendiamo come qualcuno decide e gli altri eseguono. Questo non è il centralismo democratico. E quindi lo sforzo di tutti noi, a tutti i livelli, per ricercare la massima sintesi condivisibile possibile deve essere la bussola. Io non permetterò mai di decidere a maggioranza all'interno degli organismi per mettere a tacere il punto di vista di altri. Io vi farò di tutto perché ci sia la sintesi condivisibile, perché questo è ciò di cui noi oggi abbiamo bisogno. Mettendo in luce due questioni. Siamo entrati in questo processo costituente facendo leva su tante esperienze, su tante compagni e compagne, ed è stato inevitabile per una parte continuare a parlare di noi e loro, perché dovevamo trovare la sintesi, l'amalgama tra queste diverse esperienze. E credo che con questa assemblea, con quello che vi è alle spalle, questo siamo riusciti a fare. Quindi
Noi siamo in grado, dobbiamo da oggi parlare solo e unicamente di noi. E dobbiamo avere chiaro che l'avversario, il nemico, non è qui, è fuori da qui. Noi siamo un corpo solo, siamo il Partito Comunista Italiano. E diceva, 3 anni prima, e ti saluto con questo, è vero, sono i fatti, non la nostra nostalgia, sono i fatti che ci dicono che non c'è lotta e non c'è conquista senza un forte Partito Comunista. Grazie.